Sì, grazie Presidente. Nel consegnare il voto favorevole del gruppo Capitolino Unito del Movimento 5 Stelle a questo ordine del giorno, mi preme un pochino ricordare, dal punto di vista della mobilità, gli interventi che sono di prossima attuazione nell'area di San Giovanni e in particolare nell'asse di Della Spezia via Taranto e via Le Castrenze. Abbiamo infatti lavorato per molto tempo con delle assidue riunioni, sedute di commissione e poi tutta la parte tecnica relativa a Roma Servizi per la Mobilità, Risorse per Roma, le varie conferenze dei servizi. Dicevo, abbiamo lavorato per molti mesi con costanza a una completa riqualificazione di quell'asse, una nuova viabilità che interesserà via La Spezia e via Taranto. I lavori partiranno a fine gennaio, è una gara bandita a dicembre dello scorso anno, e poi in particolare, come ricordava anche il collega Sturni, la pedonalizzazione di Viale Castrenze, una pedonalizzazione importante che consentirà anche di allargare quello che è attualmente il parco di Carlo Felice, che è dall'altro lato delle mura. Su questo, anche in accordo con la sovrintendenza, si pensava di aprire il passaggio all'interno delle mura per allargare questo parco e soprattutto rilanciare quell'area attraverso l'ex Filanda, quindi creando anche un attrattore culturale, perché sappiamo bene che le pedonalizzazioni hanno bisogno anche di attrattori per essere poi vissute dalla cittadinanza, per essere quel luogo di incontro e di confronto che spesso manca. E quindi questo atto, attraverso la costituzione di un tavolo tecnico, mira proprio a seguire molto da vicino e a accelerare i tempi per l'attuazione di questa importante riqualificazione che, ripeto, dal lato della mobilità è già stata impostata. Ora si tratta di riempire quello spazio straordinario che è via Le Castrenze, togliere, relegarlo, oggi è relegato ad un parcheggio, e invece consegnarlo a delle forme che sicuramente sono più utili e possono apportare maggiori benefici per la collettività. Grazie.